www.italialavoro.it. Diversity on the job. Il Dipartimento Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR, promuove il programma sperimentale di intervento per la promozione dell'inserimento lavorativo di soggetti discriminati e svantaggiati. Mi è stato chiesto di allontanare delle persone che facevano parte della mia vita soltanto perché visivamente diverse. Già dalle scuole medie ho iniziato ad avere problemi per quanto riguarda il mio orientamento sessuale fino alle scuole superiori. I destinatari dei percorsi sono linea 1, soggetti appartenenti alle categorie a rischio di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, all'inizio probabilmente il mio modo di essere un po' effeminato ha creato problemi alle persone che mi circondavano. Silvio è normalmente un ragazzo molto discriminato, anche dai gay, paradossalmente. Prima di poter consentire a una persona LGBT di poter parlare di diritti civili, il diritto primo, il diritto al lavoro. La società è abituata a perimetri corporali definiti e tutto quanto non rientra in quelle che sono le congetture sociali, le congetture culturali, sono da discriminare. Fino al momento in cui il mio corpo non è stato caratterizzato in maniera chiara, al femminile, non mi è stata aperta alcuna porta, anzi. Linea 2, soggetti appartenenti a comunità Rom, Sinti e camminanti, al forte rischio di esclusione sociale. Dicevano, è un nomade, come ci possiamo fidare di un nomade? Abbiamo avuto sempre difficoltà per lavorare. A me tante volte mi dicono, i Rom quando entrano a casa non rimangono nemmeno le tappette. E figurati se uno mi prende a lavorare a casa sua, nessuno non mi prende a lavorare. Non è facile approcciarsi con chi per anni e anni, centinaia di anni, è stato oggetto di discriminazione. Una signora mi ha detto, come siete voi Rom? Noi Rom siamo toste. Questa è la prima esperienza di lavoro. Sto quasi per uscire dal campo. Andrò ad abitare con mia moglie e mio figlio nella casa che abbiamo affittato. Per me sarebbe bellissimo che ognuno di noi potrebbe fare, che sia rom, che sia italiano, romeno oppure polacco, tutte le nazionalità, lo dovrebbe fare questa esperienza perché non cambia niente se uno è rom oppure italiano. Cioè, dovrei spegnere la ventola se posso andare.